Ciao, sono Emanuela Madio, docente di fotografia e di nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale. Durante il corso di formazione STEM e fotografia andremo a vedere, fra i vari progetti, anche i laboratori didattici Istoria, durante i quali studenti e studentesse vanno a realizzare delle audioguide tattili che riproducono un bene culturale della città in cui ha sede la scuola. Ma che cos'è un'audioguida tattile? Si tratta di una riproduzione in scala di un monumento, come ad esempio la facciata di una chiesa, un palazzo storico o anche un'intera piazza. Questa riproduzione è parlante, infatti, andando a toccare le parti di colore nero, è possibile ascoltare la voce di studenti e studentesse che raccontano il monumento. Come funziona questa audioguida? La riproduzione viene realizzata con la stampante 3D. E all'interno si trova una board programmabile di Arduino che consente di ascoltare i contenuti multimediali prodotti da ragazzi e ragazze. Di cosa abbiamo bisogno per realizzare un'audioguida? Io direi di partire dai software, cioè dai programmi. Innanzitutto servirà un software di modellazione 3D, come ad esempio SketchUp o Tinkercad. Poi un editor di testi online, come ad esempio Google Document, che consente a studenti e studentesse di modificare simultaneamente un documento e quindi lavorare in gruppo. E infine un programma per la registrazione e l'editing delle tracce audio, come ad esempio Audacity, che è un programma gratuito in grado anche di inserire musica ed effetti sonori insieme alle tracce audio. E poi passiamo invece alla parte di hardware. Avremo bisogno di una stampante 3D, di un microfono esterno per la registrazione delle tracce audio e anche di una scheda programmabile Arduino con tutte le sue componenti. E ora vediamo gli obiettivi didattici di questa tipologia di laboratorio. Sicuramente lo sviluppo di competenze STEM, come competenze chiave per l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale. E poi sicuramente la conoscenza e l'approfondimento del patrimonio culturale della propria città. E infine anche l'utilizzo della metodologia di service learning per migliorare l'accessibilità del patrimonio culturale. Infatti, le audioguide tattili sono accessibili anche a persone con disabilità visive. Se questo argomento ti ha incuriosito e vorresti saperne di più, iscriviti al corso STEM e Patrimonio Culturale. Ti aspetto!